abbiamo per combattere e sconfiggere questo virus, abbiamo assolutamente bisogno di, lo so che è una cosa complicata, ma dobbiamo agire su tre diverse piste. La prima, la più importante, è naturalmente combattere il virus adesso, che stiamo con l'acqua alla gola, con l'emergenza, i medici, gli infermieri, i ventilatori, i posti in ospedale, e quindi combattere il contagio con l'interruzione dei rapporti interpersonali. Ancora oggi io vi parlo da casa, c'è della gente che sta lavorando lì in studio, che noi ringraziamo, lavorano per tutti. Naturalmente ci sono delle persone che lavorano da casa e stiamo aumentando sempre il numero delle persone che lavorano da casa, ma arriverà però un numero minimo oltre il quale non si può andare. Bisogna interrompere il contagio, questa è la prima emergenza. Una seconda emergenza non è nelle nostre mani, è nelle mani del governo o di Bertolaso e di Arcuri, ed è quella di acquisire nuove strutture, perché noi eravamo molto impreparati ad un virus di questo genere, le nostre strutture non sono sufficienti. Io preferisco, lo dico subito, strutture nuove, provvisorie, attrezzate, moderne, al ripristino di vecchie strutture ospedaliere. Hanno sempre i loro difetti, quindi ho seguito con molto interesse anche le cose che stiamo facendo su TGCOM, la presentazione di queste aziende che sono in grado di fare senza strutture, di attrezzarle, però servono naturalmente, servono però le attrezzature, anche i respiratori, cioè tutti i sistemi che sta chiedendo la Regione Lombardia e anche lo Stato. E questa è la seconda emergenza e ancora non siamo fuori da queste due. Ma la terza, più importante, che ci spiegavano dalla Corea e che deve camminare parallelamente già ora, e noi siamo in grado di farlo, sono in grado le nostre università, sono in grado i nostri tecnici, è quella che ci viene dal modello coreano, che noi chiamiamo così, ma è anche in Israele, cioè ogni persona positiva viene tracciata, viene inserita in un programma, in un database, cosa facilissima, con i sistemi delle tecnologie moderne, e insieme a lui vengono inserite nel database tutte le persone che l'hanno contattato, con cui ha avuto contatti. Queste persone vengono tutte messe, quelli malati che hanno sintomatologia naturalmente vengono messi dove devono stare, a casa, a curarsi o in ospedale. Gli altri vengono comunque sottoposti a un tampone, se sono positivi, se sono asintomatici, vengono messi comunque in quarantena forzata. Perché? Oggi ti ho sentito dire anche col governatore Cirio, che ha detto vabbè, poi dopo io l'ho preso, l'ho avuto e forse non mi ritornerà. Di questo noi non sappiamo nulla. In alcune parti del mondo è ritornato, e proprio questo è successo in Corea, e proprio questo li ha allarmati moltissimo. Per esempio è successo in Germania. E allora noi dobbiamo anche pensare che tutte queste persone asintomatiche, tutti questi positivi ma asintomatici che stanno bene ma che stanno in giro, potrebbero di nuovo infettare parti della popolazione, e quindi pur non seguendo il metodo inglese si arriva allo stesso, poi alla fine il 60% della popolazione si infetta lo stesso, e la pressione nel tempo dura innanzitutto molto, e poi la pressione è fortissima anche sulle strutture ospedaliere. Quindi io dico che mentre stiamo dando una prova molto forte sulla prima emergenza, lo sforzo per contenere il contagio e anche negli ospedali, mentre stiamo cercando di far fronte alla seconda emergenza, costruire strutture nuove, aprire strutture nuove, aprire letti, aprire respiratori, aprire sistemi per poter fare la terapia intensiva a tutti, siamo ancora indietro su questa tecnologia. Per esempio in Lombardia, noi a Milano abbiamo delle eccellenze, la Bocconi, e un professore della Bocconi ne ha parlato con me l'altro giorno proprio di questo, il Politecnico di Milano. Queste sono strutture che potrebbero impegnarsi, ora sono chiuse le università, però potrebbero impegnarsi proprio in questo, nel fare una tracciare tutti i malati che ci sono stati e tutti i loro contatti, e pian piano andare a uno screening di tutta la popolazione, così si riassorbe anche per il futuro. Paolo Liguori, certamente così come dici, ti chiedo solo questo, un sospetto. Adesso si va verso l'onda di piena, inizio trasmissione ce l'hanno fatto capire sia i medici sia l'amministrazione Lombardia. La settimana prossima sarà micidiale, prepariamoci, stringiamo i denti.
Però ancora i cinesi ci hanno sottolineato come stiamo ancora troppo in giro, figuriamoci quando sarà passata l'onda di piena e si comincerà a dire ecco i morti sono calati, ci sono meno contagi. Cioè l'italiano deve stare a casa, no? Oltre a essere tracciato, come ben dici tu. Vedi che io sto a casa e sono perfettamente sano e non credo assolutamente di essere positivo. Quindi non ho nemmeno la stessa situazione di Ciro. Mi muovo, lavoro, esco, ma cerco di toccare meno persone possibile. No, in questo caso intervengo senza toccare nessuno, neanche in studio, farò un'altra cosa domani sempre a distanza, cerco di fare cose a distanza. Però gli italiani stanno troppo in giro tra di loro, hanno sottovalutato i cinesi che sono venuti soprattutto a Roma, hanno detto ma qui è un carnevale, c'è ancora troppa gente in giro. L'altra cosa che hanno detto però, dovete tracciarli, dovete tracciare quelli che sono stati malati e quelli per dopo che saranno asintomatici. Hanno detto anche loro questo, perché anche loro hanno adottato lo stesso metodo che noi applicavamo, che abbiamo attribuito alla Corea, Israele, tutti lo stanno cercando di applicare. Tra l'altro l'America, gli Stati Uniti, ho letto che ha degli esperimenti Google che vuole andare in questa direzione con la potenza di un mezzo come Google, penso che riusciranno a fare. Certo, questo cosa comporta, Luca, bisogna dirlo, sicuramente solleverà un bel paio di discussioni, perché le abbiamo sollevate anche noi nel passato per altre cose, ma noi le sollevavamo per l'aspetto commerciale. Tu mi vuoi controllare attraverso internet per un mero aspetto commerciale, e è chiaro che si perde privacy, è chiaro che questo significa perdere privacy almeno come soggetti numerici, poi non è detto che ti vogliano per forza i nomi, no? Però si può ottenere l'anonimato benissimo, però è chiaro che in questo caso sarebbe una misura di quelle come quelle che descriveva Bill Gates, sarebbe una difesa dell'umanità nei confronti di cose che la possono distruggere. Quindi io sono abbastanza d'accordo sul fatto che le tecnologie vanno usate al massimo delle loro possibilità per difenderci. La difesa in queste cose è tecnologica, fu così anche nei secoli scorsi con le armi chimiche, batteriologiche, che ci sono sempre state. Ci sono state i gas nella prima guerra mondiale, si sono trovati gli antidoti, si sono trovate le maschere a gas, si sono trovate tutti questi sistemi qui, ma era una cosa primordiale. Adesso è una cosa enorme, eccezionale, ma bisogna usare la tecnologia di cui noi disponiamo. Questo dunque è il quadro delineato da Paolo Liguori, del resto anche in Veneto, io facevo, forse prima non mi sentivi nel collegamento, facevo l'esempio di Vaud, il paesino del Veneto, dove sì, a modo suo, a modo loro, hanno fatto esattamente come i coreani e gli israeliani, cioè il tampone a tutti lì, e tutti sono stati seguiti e adesso sono zero quanto contagio. Il professore che hai ospitato ieri, non eri te, era Dario, ma TGCom l'ha ospitato in questo stesso orario ieri, il professor Cipriani, che è veneto, ha detto la stessa cosa, si deve fare, proprio lui ha preso l'esempio del paesino che dicevi te di voi, dal Veneto per esempio, su questo sono più avanti, e devo dire che la Lombardia è la punta di diamante per la lotta al virus sulla prima emergenza, cioè la guerra sul campo, nella trincea degli ospedali. Però ho sentito da Zaia già dire più volte questo concetto che sto dicendo io al Veneto, che ha meno contagi ed è meno forse con l'acqua alla gola, però già pensa al fatto che domani dovrà avere degli screening, dovrà avere delle tracce delle persone.